Ogni fede religiosa ha i propri rituali, che ripetuti più e più volte vanno ad interagire con il mondo astrale, ricevendone di rimando energie amplificate. Anche la concentrazione su immagini sacre ne produce la formazione attraverso la cosiddetta materia eterica, la quale si distacca come scintilla dal fuoco, assumendo vita propria. Nelle religioni orientali, la vibrazione ripetuta dei mantra, la recitazione continua di versetti sacri, di invocazioni e preghiere ed anche la concentrazione e meditazione sui mandala produce effetti analoghi. Preghiere corali e canti religiosi eseguiti con partecipazione emotiva sommuovono ed evocano nel mondo astrale energie intense capaci di infiammare gli animi e che si ripercuotono nel mondo fisico. Tali invocazioni e canti, quando sono accompagnati da movimenti del corpo e danze rituali, attivano reazioni energetiche ancora più efficaci. Lo stesso vale per gli inni patriottici e le marce militari, che vanno a far leva sugli aspetti più atavici dell'essere umano. Le forti passioni sono collegate ad altrettante forme pensiero. Ad esempio, l'attaccamento viscerale di molti individui ai colori di una squadra sportiva, che sfocia talvolta in devastanti esasperazioni, è la dimostrazione evidente di come le forme pensiero collettive possano agire. La stessa cosa vale per la cieca ed ostinata devozione ad una determinata ideologia politica, che induce chi ne è seguace ad avversare irriducibilmente tutte le altre. Nel mondo della letteratura può avvenire che personaggi di fiabe, di racconti e di romanzi, proprio per effetti del grandissimo numero di lettori, acquistino vita propria, generando le relative forme pensiero. In particolare, la vigida immaginazione dei bambini e degli adolescenti è in grado di dar vita a personaggi quali Pinocchio, Biancaneve, Cenerentola, il Capitano Acab e simili. Questi vengono regolarmente incontrati da viaggiatori astrali che con essi dialogano e interagiscono. Un discorso diverso va fatto per le forme pensiero elementali, dette spiriti di natura, legate appunto ai vari elementi naturali. Gli elementali, essendo costituiti di sostanza eterica, sono invisibili all'occhio umano, nonostante il fatto che siano onnipresenti e ininterrottamente operanti nella realizzazione dei fini della natura. Tuttavia, essi possono divenire occasionalmente visibili in alcuni casi di slittamento della coscienza, la quale può allora sintonizzarsi sulla loro particolare frequenza vibratoria. Collegati ai quattro elementi, nella nomenclatura magico-esoterica, essi spiriti sono così definiti: acqua, ondine, aria, silfidi, terra, gnomi, fuoco, salamandre. Questi vengono visualizzati dai veggenti come fatine, elfi, gnomi, folletti e simili, i quali, dotati di vita propria, rappresentano visivamente le energie della natura. Essi lavorano realizzando e aiutando lo sviluppo di ogni espressione del mondo naturale. Si manifestano come creature gioiose e giocose, che vivono in piena armonia con il regno della natura, essendo a ciò preposti fin dalla creazione. Tali strani personaggi, in qualche occasione, sono stati anche fotografati. Emblematico, a tal riguardo, rimane il caso di due bambine inglesi che videro e fotografarono in un bosco piccole e graziose creature femminili alate, simili a grandi farfalle dall'aspetto umano, che volteggiavano davanti ai loro occhi e con le quali esse poterono anche giocare. L'autenticità dell'evento e delle foto in questione venne confermata e sostenuta in diverse sue pubblicazioni dal famoso romanziere e studioso del mondo occulto Arthur Conan Doyle.